Più di una volta mi sono esposto per voi, vi ho aiutato, come amico e come avvocato, e sicuramente ho fatto più del mio dovere. E voi come ripagate? Sono mesi che sto cercando mio figlio, dovunque, dando fondo a tutte le mie energie. Alberto, io te l'ho detto mille volte, noi non sapremo... Renato, per cortesia, ancora non ho finito. Ci incontravamo nell'atrio e voi... Buongiorno, Alberto, come va? Ci sono novità. E intanto mi sbattevate la vostra felicità e quella di Valentino sotto al mio naso. Come te lo devo dire? Ma perché non mi credi? Se solamente io e Giulia avessimo saputo in tempo... Renato, che... basta. Non ha più nessuna importanza, è passato. Comunque, io e Sonia siamo disposti a dimenticare e a non denunciarti. Se acconsentite a ridarci Valentino subito, senza altre complicazioni. Ma tu sei pazzo, sei pazzo. Sei pazzo. Noi abbiamo accolto quel bambino, lo abbiamo cresciuto, lo abbiamo amato più di noi stessi per 2 anni. Per 2 anni ha vissuto nella nostra famiglia. Siamo noi i suoi genitori. Scusa Giulia, ma dimentichi che sono stata io a metterla al mondo. Io l'ho partorito. Sì. E poi l'hai abbandonata in un parco per 4 soldi. Abbi almeno il pudore di stare zitta e vergognarti. Litigare non serve a niente. Comunque, il punto è molto semplice. Io rivoglio mio figlio e voi me lo dovete ridare. E certo, tu rivuoi tuo figlio, e come no, ci convochi qui, ci fai un bel discorsetto, qualche sguardo minaccioso, e ti aspetti che noi ti riconsegniamo Valentino come se fosse una merce postale. Valentino è mio figlio, e non riuscirai a portarmelo via, mai, hai capito? Mai. Valentino ha una famiglia ormai. E stare qui a discutere su quali siano i suoi veri genitori è una cosa che non ha alcun valore. I figli sono di chi li cresce, non di chi li mette al mondo. Bella frase. È solo la verità. E va bene, Giulia, abbiamo capito. Gianluca ha avuto attorno a sé una famiglia perfetta, ma ora tocca a noi. Anche a costo di strapparlo alle persone che gli vogliono bene e alle quali lui è legato. 2 anni nella vita di un bambino non sono poi così determinanti. Certo. Da questo si capisce che tu non ne capisci proprio niente. I primi anni della vita di un bambino sono fondamentali. E del resto, che razza di madre puoi essere tu che hai abbandonato tuo figlio in mezzo a una strada? E che razza di madre è invece una che si riduce a rubare i figli degli altri? Io ho fatto soltanto quello che mi dettava il cuore. Tu l'hai abbandonato senza farti il minimo scrupolo, ma ti sei mai domandata che cosa poteva succedervi se non fossi stata io a prenderlo? Ci sarebbero stati molto meno problemi, ecco che cosa sarebbe successo. Meno problemi? Io non sarò una madre perfetta, ma Gianluca è mio figlio. L'ho portato dentro 9 mesi, sangue del mio sangue, ed è mio diritto avere... Tu non avresti un diritto! Tu non puoi... Basta così! Basta! Continuare in questo modo non porta a nulla. È solo muro contro muro. Renato, Giulia, io so benissimo che in questi 2 anni avete cresciuto Gianluca come meglio non si poteva. E vi sono enormemente grato per quello che avete fatto. E sono anche pronto a risarcirvi per questo. Anche se nessuno risarcirà me per il tempo che ho perso. Che cosa vuoi dire? Voglio dire che sono pronto a pagare. Qualsiasi cifra. Tutto quello che è costato Gianluca in questi 2 anni. Ma il bambino torna da me. Tu sei pazzo e vergognoso. Soldi. Dico, ma come ti viene in mente? È un semplice gesto di riconoscenza. Ma come puoi pensare che io metti in vendita mio figlio? Continuo a fraintendere. Renato, io non sto cercando di comprare niente a nessuno. Volevo solo ringraziarvi per quello che avete fatto. Ma quale ringraziamento? Questo non è uno dei tuoi soliti affari, Alberto, che si risolve a furia di maneggi e bustarelle. Insomma, dico, tu ci volevi liquidare con 4 soldi senza pensare minimamente al bene di Valentino. Ma che bel padre che sei! Non mi sembravi poi tanto disgustato dai soldi qualche tempo fa. Nessuno ha chiesto la tua opinione. E poi è inutile che continuate a recitare la parte della Sacra Famiglia. E qui c'è una grande attrice, quella sei proprio tu. Sì, ma voi avete sbagliato. Voi avete commesso un'illegalità dietro l'altra. Alberto si sta dimostrando fin troppo comprensivo e generoso nei vostri confronti. Ti ho detto di stare zitta, Sonia. No, invece. Sonia ha ragione. Io non vi devo niente. Siete voi che avete qualcosa che è mio. E se davvero ci tenete molto a questo bambino, dovete capire che l'unica soluzione è restituirlo ai suoi veri genitori.
Sentite, io ho fatto tutto quello che potevo per venirvi incontro. Ho cercato di essere comprensivo ed educato. Adesso mi sono stancato. Sono stanca anch'io. Andiamo, Renato. No, forse non ci siamo capiti. Voi non andate da nessuna parte finché non mi restituite Gianluca. Alberto, io mio figlio non te lo lascerò mai. Tu non sei degno di essere il padre di nessuno. Mi fai schifo tu, i tuoi traffici e i tuoi discorsi educati. Bene, io ci ho provato. A questo punto non mi lasciate alternative. Chiamerò la polizia. Avete una lista di reati. Falso in atto pubblico, rapimento. È più che sufficiente per condannarvi a diversi anni di galera. Vuoi chiamare la polizia? E chiamala, sarà divertente. Anch'io ho qualcosa da raccontarvi, sai? Per esempio? Per esempio come hai falsificato le prove al processo e di come hai corrotto un testimone per far assolvere Sonia, la tua complice. Tu che dici, è legale tutto questo? Dio mio, che paura. Tu scherza, scherza. Guarda che io so tutto di Attilio e dei soldi che gli hai dato. Come vedi, non siamo i soli ad avere qualcosa da nascondere. Come al minimo ti radieranno dall'albo. Certo. Peccato però che tu non possa provare niente. Giulia, io ti consiglio di non sfidarmi sul mio campo. Potresti aver perso ancora prima di cominciare. Mamma, Valentino sta male. Ma che gli è successo? Non lo so, l'ho sempre alta. E dove è adesso? È da Luca, ha già chiamato l'ambulanza. Perché l'ambulanza? Che è successo? Non lo so, ha detto soltanto che è grave.